giovane cestista non si giudica solamente dalla percentuale di tiri messi a segno o dall'intensità difensiva. Sono gli aspetti caratteriali a fare la differenza ed il compito di chi insegna è riuscire a trasmetterli già dalla più tenera età. Questo la Virtus Medicina lo sa bene, società nata nel 1947 e punto di riferimento sportivo per un'intera città, che con la prima squadra al comando della Serie C unica può sognare davvero in grande. Ma per noi è importante che si vada avanti con il fatto di giocare a pallacanestro. La nostra è una società che sono già 76 anni che milita, che fa dei settori giovanili, che fa delle prime squadre. Il primo obiettivo è tenere in palestra i ragazzi. Noi viviamo in un paese piccolino che non ha grandissime cose e quindi lo sport è importantissimo. Quindi speriamo logicamente di creare dei campioncini, ma il primo obiettivo è di farli divertire e di amare questo sport. E io, anche se sono la responsabile dei settori giovanili, non sono di certo una che obbliga il mio modo di pensare la pallacanestro o il mio modo di giocare. E quindi penso di trasmettere questa cosa, che ognuno di loro è una componente importante di questa grande famiglia. E mi chiamo Luca, ho 10 anni e gioco a basket perché è uno sport che mi piace. E della squadra mi piace di più che siamo uniti. E poi dopo mi piace del basket, la cosa che mi piace di più del basket è l'attacco, perché devi metterci grinta in attacco, cioè devi spingere. Io sono cresciuta nello sport e non ci sono mai uscita, ecco, quindi è stato un percorso naturale dopo essere stata giocatrice, forse spinta anche da quello che mi è mancato, ho continuato dall'altra parte del campo, quindi allenando. La prima cosa che mi spinge è appunto educare. Credo che lo sport sia più di tutti oggi una scuola di vita, è uno dei pochi contesti in cui si riesce a toccare ogni bambino in tutti i suoi aspetti, ogni persona, nella sfera mentale, fisica ed emotiva. Ed è il primo motivo per cui lo faccio. Ecco. Più teniamo i bambini nei campi da calcio, nei campi da tennis, nei campi da basket, in piscina, e meglio è. Lo sport aiuta tantissimo, non solo a socializzare, ma a superare anche problemi che ognuno ha. Il ruolo dell'allenatore barra istruttore è un ruolo centrale dello sport, quindi anche come figura di educatore sono il riferimento di un po' tutti, quindi è un ruolo comunque importante alla fine dei conti. Diciamo che le prime due cose sono sicuramente l'educazione, il rispetto di tutti, di tutte le regole, e questo è comunque, quando si fa sport si cresce anche in tutti gli ambiti, quindi non solo nello sport. Poi vabbè, io penso che nello sport conta vincere come non conta, però diciamo che alla fine per chi fa sport vincere è importante. Mi piace la Virtus perché ci sono molti miei amici e mi sento a casa, cioè mi sento tranquillo. Io iniziai a giocare all'età di 7-8 anni e sono già passati 13 anni dal primo allenamento, e devo dire che passare dall'altra parte è la vera e propria scoperta di un altro mondo, che ti fa vedere il basket da un altro punto di vista. Ho scoperto anche una sorta di nuove emozioni che da giocatore non provavo.